Allora, buonasera a tutti, sono le 7:05, abbiamo completato una giornata intensa, abbiamo ascoltato tutti gli interventi politici e non circa la possibilità di un'apertura di un centro culturale o moschea qui a Marciano. Per il momento nella frazione di Ammeto abbiamo vinto, la mozione di fatto Pilati ha consentito e consente di respingere quel tentativo di costruzione di un centro culturale islamico da quella parte, ma la battaglia rimane. Vinta, ma non la guerra. Qui ancora si vuole andare avanti in questo processo di questa cosiddetta moschea della media valle del Tevere, di un centro culturale islamico che comprenda un po' tutte le realtà territoriali. Noi come Lega stiamo dicendo di no. Lo faremo ovviamente in tutte le aule istituzionali, quindi nei consigli comunali dove siamo presenti o con altri esponenti politici, perché la battaglia è di civiltà per la nostra civiltà. Ringraziamo tutti i militanti e non della Lega Nord Umbria, iniziando dal nostro rappresentante locale Ferdinando Piazzoli, oggi non presente per impegni familiari. Ringrazio l'avvocato Francesca Mele, perché con il suo lavoro insieme agli altri rappresentanti del centrodestra ha permesso a suo tempo anche di redare l'esposto per la questione moschea di Umberto. Sicuramente ci adopereremo con la sua professionalità e non solo, anche degli altri cittadini, per monitorare l'attività delle delibere urbanistiche che sottacciono a questa necessità da parte del PD di voler aprire moschee o centri culturali islamici. Tutto questo avviene di solito attraverso modifiche dei piani regolatori. Questa cosa è già avvenuta a Umberti, è già avvenuta in altri comuni dove comanda il PD. Noi vogliamo impedirlo, vogliamo monitorare le procedure urbanistiche, perché il PD, lo diciamo cara Chiara, no? È bene che apra fabbriche, no? Perché le procedure per aprire fabbriche sono lunghissime, che si aprano negozi, che si aprono attività commerciali e non che si aprano moschee. Io non capisco la fretta da parte del Partito Democratico di essere così agevolare l'apertura di centri culturali e moschee in ogni parte, quando agli imprenditori serve il doppio del tempo. È una cosa tutta loro. Ieri l'abbiamo ricordato, oggi nel Corriere dell'Umbria e nella Nazione e in altri importanti quotidiani, come anche il Messaggero ha fatto notare, che cosa ha rallentato il terremoto? Le procedure burocratiche. Signori, in Umbria le procedure burocratiche sono lente per aprire aziende, per aiutare i terremotati, per aprire attività, per aprire moschee, centri culturali islamici, cara Chiara, si fa veloce, non vi preoccupate. Quindi venite pure da tutta Italia a aprire moschee, centri culturali in Umbria, perché qui in 2 secondi vi aprono, vi agevano. Mi raccomando, imprenditori invece dovete avere la pazienza di aspettare, insieme ai terremotati, quando avranno fatto con le moschee, vi apriranno un'azienda, magari una casetta su a Norcia, su a Preci, dove le stanno aspettando da un anno. Questa è l'idea di chi amministra in questa regione, queste sono le sensazioni che abbiamo raccolto dai cittadini numerosi che hanno partecipato a questo Consiglio Comunale. Di conseguenza rimane ancora più forte oggi la determinazione per andare avanti per la nostra battaglia, no Islam, no centri culturali, no moschee.